Zanardi ha una storia particolare. Io le chiedo di raccontare, magari in sintesi, proprio la storia, insomma, degli ultimi anni di questa che era una storica azienda, e poi a un certo punto. E poi a un certo punto è andata in difficoltà finanziaria e si è trovata a dover fare un'operazione di concordato. Questo poi ha scatenato tutta una serie di altri meccanismi, come la morte di uno dei due titolari, il default dell'azienda, il furto dei cavi di rame dell'impianto elettrico che ci hanno messo in ginocchio, e a quel punto sembrava che tutto fosse perduto, per cui poi i lavoratori hanno detto: ma noi vogliamo continuare, perché non possiamo smettere di fare queste cose qua. E allora si è costituita la cooperativa, che ha iniziato poi con mille difficoltà burocratiche che trascurerei se non devo parlare male della nostra burocrazia. E poi abbiamo ricominciato a novembre del 2014. Potrebbe quasi sembrare un romanzo, no? Perché c'è tutto dentro, poi c'è anche c'è un discorso emotivo, c'è un discorso lavorativo, affettivo, perché questa comunque era una grande famiglia, un centinaio di dipendenti, una famiglia storica, insomma. Sì. Beh, diciamo che c'è questa sensazione di un corpo sociale vivo, eccetera. Tenga presente che i lavoratori, quando l'azienda è andata in default, erano 4 mesi che non prendevano lo stipendio e continuavano a venire a lavorare, cioè, per cui c'era questo spirito già allora. E talmente, insomma, molti lavoratori ci hanno creduto che, nonostante, come diceva lei, la burocrazia e le mille difficoltà e anche questo aspetto, insomma, forte di emotività, voi siete andati avanti. C'è stato un momento in cui comunque è venuta voglia di mollare? Ma diciamo, la voglia di mollare non ce la possiamo permettere. C'è stato, il primo anno è stato un po' difficile perché faceva fatica a ripartire il fatturato. I primi 6 mesi del 2015 eravamo un po' fiacchi. Poi è venuto fuori una commessa per 1 milione di album da fare per la Lidl. E lì ci siamo giocati tutte le nostre capacità. Quello è stato il momento della svolta, cioè da lì avete capito che potevate farcela? Eh sì, perché fare 1 milione di pezzi in 3 mesi di lavoro, cioè lavorando 12 ore al giorno e avendo qui poi i controllori dei tedeschi che vedevano la qualità, se c'era la pieghina, non andava bene, eccetera, ci ha fatto capire che eravamo in grado di gestire cose anche importanti. E adesso qual è la situazione? Adesso, diciamo, il 2016 l'abbiamo chiuso con 3 milioni e mezzo di fatturato e con un piccolo utile di 30.000 euro che ci fa bene alla salute, perché fa vedere che comunque, nonostante tutto, nonostante il settore, eccetera, con una gestione oculata ce la possiamo fare. Quindi ricordiamo che tutta questa storia si sviluppa in una situazione di forte crisi e una congiuntura pessima, era quasi tutto contro di voi. Beh, direi di sì, che diciamo che siamo stati degli scriteriati, perché abbiamo osato anche al di là di quelle che erano, diciamo, la razionalità, perché dicevano: ma chi me lo fa fare di mettermi in un settore povero, combattuto, estremamente competitivo, eccetera, con un'azienda che è andata in default e ripartire? E invece abbiamo dimostrato che se si vuole si può fare. E adesso una quarantina di dipendenti, se non sbaglio, con anche prospettive di un'ulteriore crescita. Beh sì, il nostro obiettivo, diciamo, è quello di arrivare a 5 milioni di euro di fatturato pian piano. Adesso, poi passi giusti, ci stiamo strutturando dal punto di vista commerciale, interno, eccetera, per cui, diciamo, quello è il nostro obiettivo, è di arrivare a 50 dipendenti. Con una prospettiva anche sul futuro, perché voi puntate e vorreste puntare ulteriormente sui giovani.
Ma adesso è venuto il momento, noi siamo, diciamo, dopo il terzo anno, dobbiamo cominciare anche a guardare in avanti, per cui cominciamo a far entrare dei giovani per un po', diciamo, crearci il futuro, anche perché è un mestiere dove l'artigianalità è molto elevata, per cui serve proprio anche acquisire una competenza di manualità e di saper fare che non si impara in due momenti. Ma com'è stato passare da una situazione in cui comunque uno faceva quello che magari la proprietà gli diceva di fare, una situazione in qualche modo di cogestione, che insomma non è proprio facile mettere tante teste insieme? Non è assolutamente facile, però bisogna arrivare a richiamarsi sempre e avere la consapevolezza di quello che siamo, cioè di non dimenticarci il punto da cui partiamo. Dopodiché le cose diventano anche più semplici. Diciamo che non esiste una vera gerarchia, siamo quasi, insomma, una roba un po' socialista. Una base allargata. Sì. Una, diciamo, siamo tutti assieme, per cui lavoriamo molto con la comunicazione interna, facciamo dei momenti di assemblea lì davanti al caffè, perché ci diciamo allora così cosa facciamo, cosa non facciamo, e poi si va. Poi magari non tutti sono d'accordo, però se la fanno passare. Per esempio nel suo caso, visto che abbiamo qui lei, meglio prima o meglio adesso? C'è qualcosa che le ha insegnato questa storia? Sono quasi due vite lavorative parallele, mi viene da dire. Ma diciamo, io sì, ho una lunga esperienza di manager in aziende internazionali, cioè poi qui così, da tra il prima e dopo, quello che è cambiato è l'atteggiamento dei lavoratori verso il loro lavoro, cioè che mentre prima si lavorava per un altro, adesso si lavora per se stessi, e questo fa scattare tutta una serie di meccanismi virtuosi che lei non immagina. Cioè non occorre più star dietro a uno perché lavori, perché sa che se non lavora fa del male a se stesso. Senta, l'ultima cosa che volevo chiederle è, sì, raccontiamo però che cosa si fa qui, perché non l'abbiamo detto, chi non lo sapesse. No, qui noi facciamo, diciamo così, facciamo libri belli, cioè nel senso che la legatoria Zanardi aveva una lunga tradizione nella realizzazione, nel confezionamento di libri di pregio. Quindi dove, diciamo, libri con molte foto, libri artistici, cose belle, ecco, che è una nicchia di mercato, però una nicchia globale, cioè che lavora trasversalmente su tutto il mondo. Abbiamo detto che questo è praticamente già un romanzo scritto, tant'è vero che sono entrati qui degli attori. Vuole raccontarci, insomma, come è avvenuto un po' questo contatto? E... C'è stata questa, diciamo... attraverso la banca etica ci è stato proposto questo progetto di Pop Economics, che questo festival, l'elefante, eccetera, e ci abbiamo pensato e abbiamo detto sì, aderiamo, perché dopo 3 anni di attività abbiamo pensato che questa era l'opportunità per riflettere su noi stessi e per rimettere al centro della nostra esperienza lavorativa le motivazioni che ci hanno spinto ad affrontare la sfida. Questo festival che cos'è? Il festival è un progetto che nasce un po' dall'idea di Pop Economics, dell'associazione Pop Economics, che ha coinvolto però 8 partner sul territorio, quindi 8 associazioni del territorio, e si sviluppa in 2 fasi. C'è una fase più laboratoriale, di percorsi che coinvolgono attivamente i cittadini a fare delle cose, che è iniziata ad aprile 2017, e la fase invece più di festival, di evento, di confronto con il pubblico, con la cittadinanza, che inizierà appunto il 15 giugno e si concluderà il 25 giugno in vari luoghi della città di Padova. Il momento appunto del festival è un momento in cui tutto quello che si è elaborato durante i percorsi e i laboratori a partire da aprile viene raccontato e condiviso con la cittadinanza e anche con le persone che hanno creato un po' quei contenuti e quei percorsi. Facciamo degli altri esempi, perché qui siamo all'interno della Zanardi, ma poi c'è molto altro da ascoltare, cioè, che voi racconterete.
Esatto, il festival si declina in 5 tematiche: terra, cibo, spazi urbani, impresa lavoro e materiali. Abbiamo lavorato su queste 5 tematiche a partire un po' da un'idea di tempo lungo, cioè come si può ragionare, progettare, comportarsi, anche fare delle scelte come cittadini pensando più in un'ottica a lungo termine. Quindi non più un'idea di tempo istantaneo, puntilistico, il tempo dell'usa e getta che si consuma velocemente, ma pensare ad ogni azione che noi compiamo come qualcosa che avrà delle ricadute in una prospettiva più a lungo termine. Per ogni tematica abbiamo scelto di utilizzare dei linguaggi che non fossero linguaggi tradizionali, ma di utilizzare le arti, quindi il teatro, la fotografia, la musica e anche l'upcycling, quindi l'artigianato con materiali di recupero, che ci permettessero di esplorare queste tematiche attraverso altri punti di vista che non fossero solo quelli tradizionali, teorici, saggisti. Diciamo. Per quello che riguarda questo posto, come si è sviluppata poi quello che poi si vedrà nei prossimi giorni? Sì, noi come equip di Teatro Sociale di Comunità, la prima cosa che facciamo quando iniziamo un progetto è entrare in relazione con le persone. In questo caso avevamo una storia molto importante da raccontare, abbiamo scelto di raccontare questa storia e la prima cosa che abbiamo fatto è stato intervistare, incontrare i lavoratori dell'azienda e chiedere loro di presentarci e di dirci che cosa per loro era importante dire di questa storia. E a partire da questo primo incontro abbiamo iniziato poi un laboratorio teatrale al di fuori dell'azienda con cittadini. E insieme a loro abbiamo iniziato a elaborare le tematiche che facevano parte di questa storia, anche rispetto alla loro storia personale. Quindi il tema della resilienza, come rinascere dopo un momento di crisi, come farlo insieme ad altre persone, quindi la cooperazione, il fatto di lavorare insieme e come andare avanti, applicate anche alle loro vite personali. Poi abbiamo fatto una serie di interviste più approfondite con alcuni dei lavoratori in cui abbiamo proprio chiesto di raccontare la loro esperienza personale e privata di questa storia e abbiamo infine messo insieme le storie dei partecipanti al laboratorio con le storie dei lavoratori per costruire una narrazione che restituisse sia quella che era la storia dell'azienda nella sua parabola, in quella che conosciamo un po' tutti, sia nei temi che invece c'è nella sua universalità, cioè come questa storia contiene un po' la storia di tutti noi, cioè tutti noi abbiamo un'esperienza di rinascita, di crisi da cui siamo usciti e quindi ci interessava un po' cogliere questa come un'esperienza di rinascita collettiva, quindi anche lo spettatore si riconoscerà probabilmente in questa storia. Poi anche la location ovviamente sarà particolare. Esatto, la performance si svilupperà all'interno degli spazi di lavoro dell'azienda in orario non lavorativo, qui però porteremo il pubblico a ripercorrere macchina per macchina all'interno del capannone le fasi di produzione del libro e quindi la storia dell'azienda verrà narrata parallelamente alla storia della nascita del libro. Noi stessi siamo entrati in questo luogo e ci siamo fatti accompagnare ad ogni macchina e ci siamo fatti spiegare come veniva prodotto il libro, quali erano le varie fasi e abbiamo conosciuto tutte le persone che collaborano alla produzione di un libro. Che cosa che vi lascia un'esperienza come questa, che comunque è forte anche per voi? Sicuramente un'esperienza umana forte, di incontro con delle persone, tanta forza, voglia di rischiare, di investire, tanta speranza, tanta energia positiva, sia per noi sia per le persone che hanno partecipato al laboratorio. Mettersi in gioco attraversando anche il confronto con la crisi e anche chiedendosi che cosa ci può far uscire da quella crisi ha ricordato un po' a tutti che siamo pieni di risorse, che quindi siamo in grado
in qualsiasi situazione di in qualche modo venirne fuori, e anche il valore del gruppo in questo percorso è una cosa fondamentale. Insomma, insegna anche che il lieto fine esiste, no? Perché da un dramma poi vero, poi che si è evidenziato con molte sfaccettature, e si è arrivati a un bel finale. Esatto, e infatti anche nel percorso di racconto dello spettacolo, della performance, partiamo proprio da raccontare il momento di crisi forte, per poi pian pianino andare verso l'alto. Lo spettacolo si concluderà al piano superiore con una visione più ampia rispetto al futuro. Abbiamo anche chiesto ai lavoratori che cosa ti piacerebbe per il futuro della cooperativa. Ed è stato molto bello vedere quanta visione c'era su questo futuro, quindi l'idea di poter avere dei lavoratori giovani che iniziano a lavorare per la cooperativa e che quindi poi rimangono, cioè creare posti di lavoro per giovani. Anche perché qui c'è anche una storia di lavoratori non anziani ma nemmeno più giovanissimi che si sono messi in gioco, quindi rischiando anche di più tutto sommato. Esatto, uno degli elementi forti di questo racconto collettivo che abbiamo raccolto è la differenza fra il prima e il dopo. Cioè, prima, ci raccontano i lavoratori, prima io ero un dipendente come gli altri, eravamo tutti uguali e tutti anche disgregati fra di noi. Nel momento in cui abbiamo fatto il passaggio, ci siamo presi la responsabilità del nostro lavoro, è cambiato molto la percezione del singolo rispetto al lavoro che stava facendo, quindi c'è qualcosa anche di mio dentro questo progetto di lavoro, c'è un pezzetto anche mio, e anche l'idea di essere un gruppo, cioè che quel lavoro lì, quel pezzetto lì fa parte di un disegno più ampio in cui ognuno ha un pezzettino.